Siamo arrivati al momento con Enrico J di svelare qual è il titolo nel mirino della settimana e come sempre Enrico tu ci porti un po' in giro per il mondo quando scegli i titoli da presentare poi graficamente, poi andremo a vedere naturalmente, in questo caso andiamo in Francia e parliamo di Électricité de France, che è la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, fondata nel 1946. Allora, perché ti chiedo come sempre hai scelto questo titolo? Allora, EDF è stato scelto per due motivi, il primo è di carattere squisitamente grafico, il secondo per diciamo, adottare un minimo di buonsenso, ossia essendo un titolo anticiclico ed essendo un titolo molto lontano dai massimi e che quindi già ha pagato una discesa e non è poi risalito come ha fatto invece il CAC 40, secondo me l'Électricité de France avrà più possibilità di performare in caso di positività dell'indice e viceversa in caso di storno potrebbe essere il classico titolo difensivo che perde di meno rispetto a quello che fa il mercato. Quindi ci andiamo a mettere un po' in difesa con un titolo solido che offre buoni dividendi e che ha tanto terreno da recuperare rispetto ad altri titoli. Ok, allora partiamo dal grafico mensile o dal grafico settimanale? Weekly. Weekly, allora andiamo a vedere quindi grafico settimanale, eccolo qui, che cosa mostri in questo grafico? Eccolo. Beh, dal settimanale che parte dal 2014 vediamo come appunto il titolo innanzitutto sia lontano da quei massimi che quotavano a 28 euro e si trovi poco sopra i 12. Vediamo come la trend line dinamica, ossia diagonale ribassista, la linea nera continua, sia stata rotta al rialzo. E contestualmente come vi sia un triangolo, quindi una zona di compressione e di congestione che quasi collima con quella trend line e anche il triangolo è stato rotto al rialzo. Quindi abbiamo avuto, secondo me, un importante segnale doppio di inversione del trend da ribassista a rialzista. Al momento anche EDF sta stornando e si sta riavvicinando ad area 11,80, 11,50, 12 euro, tutta un'area, una fascia di prezzo che a questo punto diventa supporto, ossia quella trend line che prima era resistenza, adesso fa da supporto e lo stesso la parte alta del triangolo. Quindi in un trend che da ribassista, a mio parere ovviamente, è diventato rialzista, abbiamo adesso un doppio supporto tra gli 11,50 e i 12, che se dovesse venire raggiunto sarebbe, credo, un'ottima base per un ingresso al rialzo di medio periodo su EDF. Ok, allora mentre ci comincia a illustrare invece che cosa cambia su un grafico mensile, io lo vado a recuperare naturalmente, poi ti seguiamo mentre, eccolo qua, in realtà l'ho già preso, vedi che faccio come fai tu, che temporeggio, ma in realtà, ecco, non c'è stato bisogno. Eccolo qui, questo è il grafico mensile. Sì, nel grafico mensile semplicemente vado a porre l'attenzione sulla candela di ottobre, che è una candela chiaramente rialzista, che è andata a rompere una serie di resistenze statiche, cioè orizzontali, che sono simboleggiate appunto dalla retta in nero. E come ormai dico veramente tutte le volte, la metà di quella candelona verde evidenzia come fosse un livello di swing, appunto, prima resistenza e ora supporto. Quindi trend invertito e anche sul mensile si vede come andare a riprendere area 11,50 o 12 euro può essere un'ottima area supportiva dove posizionarsi in acquisto su EDF. Benissimo, e questo era il titolo nel mirino della settimana, come spesso facciamo con Enrico J. Naturalmente, come sempre, troverete questo contributo sulla nostra pagina di YouTube per rivederlo.